Fio significa sapere razionalmente. Quindi scienza nel mondo antico indica qualunque tipo di conoscenza sistematizzata, e infatti molto spesso Cicerone, quando usa scienza, non si riferisce alla fisica o alla chimica o protochimica, ma si riferisce alle scienze giuridiche. Ora, nel mondo romano la scienza era apprezzata, però non si studiava a scuola. Quindi, in effetti, le persone colte nell'antichità conoscevano la scienza così come una persona colta oggi conosce Puccini o Brahms, cioè se l'è imparata da solo. I medici erano sì tenuti in un'alta considerazione. Fare il medico in tutte le culture è sempre stata considerata una professione prestigiosa, perché ha in mano la vita e la morte delle persone. Però nessun cittadino delle classi alte a Roma avrebbe mai fatto il medico. Per lo più erano stranieri, per lo più erano greci. Ai tempi dei romani nessuno mai vi avrebbe chiesto a che cosa serve la letteratura, semmai se studiavate scienze vi avrebbero chiesto e a che cosa ti serve. I romani non erano molto interessati alla scienza, erano un popolo di avvocati e combattenti. Loro pensavano che il mondo fosse o perfetto così o che fosse stato perfetto un tempo, e quindi non si trattava di fare avanzare la civiltà. Quindi il progresso li lasciava spesso indifferenti o addirittura sospettosi. È quello di un imperatore che mi sembra fosse Traiano Adriano, che più o meno disse: rifiuterò nuove armi, ogni progetto di nuove armi, perché ormai in campo bellico tutto ciò che c'era da inventare è stato inventato. Dunque, perché la scienza interessasse i romani doveva essere utile. Però la tecnologia non interessava, la conoscenza non interessava. E allora come faceva a essere utile? Poteva essere utile ai mores. E questa è la chiave. Quindi la scienza è utile non perché ci dà un progresso, ma perché ci fa da guida nella vostra esistenza. E questo vi spiega perché Seneca, che voi conoscete soprattutto come filosofo, si è occupato di scienza. Le Naturales Questiones sono un trattatone, in 7 libri parlano di fuochi e lampi, acque terrestri, neve, pioggia, grandine, venti, terremoti, un libro intero sulle comete, un libro sui fulmini, tutto sui fulmini, perché i romani avevano una paura dannata dei fulmini. Allora, fino a qui è un libro di fisica sbagliato, però per l'epoca con una soluzione accettabile. Guardate lo stile, che è certamente uno stile scientifico, assolutamente privo di emozioni. È come aprire un libro di fisica che sostanzialmente qui sta dicendo che il percorso del fulmine è la risultante del vettore fuoco che punta verso l'alto e la spinta verso il basso della collisione da cui è generato il fulmine. E a che cosa serve la scienza? E Seneca si fa fare la domanda da Lucilio: a me non interessa sapere che cosa siano i fulmini. Mi interessa che non mi facciano paura. Che cosa sono? Spiegalo ad altri. Io voglio che tu mi tolga la paura che mi fanno, non che mi spieghi come nascono. Quindi Seneca a questo punto si toglie il camice del meteorologo e indossa quello del filosofo. E come passa dallo stile scientifico freddo a uno stile filosofico etico ma fortemente esistenziale. Questo sì che faceva presa su un romano. Ah, certo, ti fanno paura i fulmini. Magari trovi più onorevole morire di diarrea. E invece, quando il cielo ti minaccia, tu ti devi alzare più forte. E quando brucerà tutto il mondo, pensa che tu, con una morte del genere,
non hai niente da perdere. E se invece credi, è tutto questo caos nel cielo, questa battaglia di venti, queste nubi che si scontrano e urlano e questa massa di fuoco si sia liberata proprio per uccidere te, beh, consolati, vuol dire che la tua morte ha una bella importanza. Comunque, se ti capita, non avrai tempo di fare queste considerazioni. È una morte così rapida che non hai tempo di spaventarti. Anzi, tra i suoi vantaggi, anche questo. Col fulmine, muori prima di aspettartelo. Se tu arrivi ad avere paura di un fulmine, vuol dire che l'hai evitato. Quello che ti spaventa, evidentemente, insomma, non ti ha fatto soccombere. La scienza è l'uomo, è il modo con cui l'uomo guarda la natura, e quindi nel mondo romano, per parlare della natura, bisogna saperla riportare all'humanitas.